puntuale relazione. Anzitutto ci tengo naturalmente a esprimere vicinanza ai cittadini alluvionati colpiti e lodi non formali alla protezione civile. Chiaro è che l'esigenza espressa anche dalla Commissione Ambiente è quella di fare un approfondimento di tipo compiuto per capire esattamente che cosa anche ha funzionato male, perché non è andato tutto bene e non è sempre solo colpa dello Stato. Per evitare che certe scene si ripetano a ogni inverno. Naturalmente questo approfondimento non lo si può fare in 27 minuti di relazione in aula. Lo dico perché questa informativa è stata fatta ai sensi dell'articolo 75 del regolamento, che però prevede la possibilità di venire in aula a relazionare, ma previa approfondimento fatto nella commissione referente competente. E questa richiesta c'è, è agli atti, è stata fatta da tutte le minoranze. Quindi rispettare anche certi passaggi sarebbe opportuno, lo dico anche per il futuro. Personalmente non mi impicco alle procedure, però alcune cose vanno chiaramente dette. Intanto io sarei anche un po' stanca di sentire parlare sempre di eventi straordinari, ogni volta ci ritroviamo qui a parlare sempre di questo. È chiaro che non può essere una giustificazione anche per manchevolezze di tipo, diciamo, politico istituzionale. Partiamo da quelle che io ho individuato come criticità anche specifiche legate a quanto accaduto. Intanto partiamo dal mancato collaudo delle casse di espansione. Questo credo sia il tema dei temi. Dico delle perché ci sono due casse non collaudate, quella in linea e quella secondaria, dove le paratoie sullo sbarramento della cassa in linea non sono state chiuse completamente come avrebbero dovuto. Mi pare che nella relazione di questo non si sia fatto cenno. E nonostante le dichiarazioni che sono state ripetute anche oggi da parte sua, la capienza della cassa in linea non mi pare sia stata completamente sfruttata. Ci sono foto che dimostrano che mancassero almeno ancora 2 metri dal margine. Non parliamo poi della cassa di espansione secondaria, che è rimasta completamente e inutilmente, aggiungerei, asciutta. Per un volume totale di 32 milioni di metri cubi di acqua, di cui 16 o 17 utilizzati. Lo dico perché la completa chiusura delle paratoie avrebbe consentito intanto di agevolare ancora di più i lavori di chiusura della breccia che si era aperta, ma soprattutto di evitare completamente la rottura a valle e di contenere i danni. Quindi io, quando sento parlare di ristori davanti a quello che si poteva fare e non si è fatto, non posso essere contenta se sull'altro piatto della bilancia c'era la possibilità che quei danni non si verificassero proprio o fossero più contenuti. Ricordo, se non vado errata, che Errani nel 2014 fece quello che oggi nessuno si è assunto la responsabilità di fare, ovvero chiudere completamente quelle paratoie. Quindi chiedo all'assessora, nonché presidente di AIPO, perché lei è anche la presidente di AIPO, perché quei collaudi non sono stati fatti. Si parla di un'opera terminata nel 2014, e dal 2014 ad oggi le occasioni per farlo non sono certamente mancate. E le chiedo se corrisponde al vero che per adeguare quei manufatti e quelle paratoie, per fare il collaudo si sia speso 1 milione di euro. Poi mi fa piacere che venga fatto questo audit di cui si parlava per capire quali sono state le cause della rottura, però, assessore, da parte sua, io vorrei sapere perché nessuno, né lei come assessora, né lei in qualità di presidente di AIPO, ha dato appunto l'input di chiudere queste paratoie come fu fatto nel 2014. Poi in questi giorni abbiamo letto un'intervista del direttore di AIPO,
che ci racconta che anche questa volta purtroppo istri, citassi e volpi potrebbero essere stati coinvolti e che si riproducono, aggiunge, addirittura senza limiti, e che essendo anche animali protetti AIPO non può nemmeno ucciderli o chiuderli dentro alle tane. Allora, assessore, le chiedo, proprio in qualità di AIPO, se le risulta invece che a fronte di un monitoraggio puntuale svolto dalla Protezione Civile, i tempi di AIPO nell'intervenire per chiudere le tane e non gli animali nelle tane, come dichiarato in questa intervista, vorrei sperare, siano talmente lunghi da vanificare il monitoraggio stesso. Quindi io mi chiedo se la colpa è degli animali che in quelle tane si riparano o di chi invece dovrebbe vigilare e fare manutenzione e non la fa. Lo dico perché oltre alla logica dello sparare, cacciare, uccidere gli animali, esiste anche un tema fondamentale che è quello della prevenzione. E sempre in questi giorni abbiamo letto di un'intervista del professor Orlandini che in questi giorni ha spiegato che l'Università di Modena è in possesso di un modello statistico matematico per prevenire le rotte arginali e i costi che questi disastri generano. Anche stamattina si legge invece dell'Università di Parma che aveva elaborato addirittura, aveva depositato un elaborato al comune di Donantola e che avrebbe previsto quello che poi è accaduto. Quindi le chiedo se perché non c'è o se ci sarà, e io credo sia necessario che ci sia, e su questo io oggi non ho voluto presentare e chiedere di inserire all'ordine del giorno di questa seduta un oggetto, una risoluzione urgente, poteva farlo. Scusate un po' di silenzio in aula perché abbiamo difficoltà ad ascoltare, grazie. Potevo farlo esattamente come è stata chiesta questa informativa, non l'ho fatto. Spero però che ci siano i margini di discussione almeno in commissione. Quindi se c'è questa volontà di collaborare appunto con l'università. Non mi è piaciuta anche la dichiarazione fatta dalla Presidente della Protezione Civile perché a un certo momento ha dichiarato in un passaggio che non si possono preventivare appunto cedimenti di un argine. Questi studi però ci dimostrano che non è così, quindi a maggior ragione io credo e auspico che sia necessario anche attivare collaborazione appunto con chi ha gli strumenti per prevenire questo tipo di danni. Sempre il direttore di AIPO in questa intervista accenna finalmente anche ai cambiamenti climatici che rendono difficile la prevenzione. È un'osservazione che io condivido totalmente, naturalmente, e allora a questo proposito vorrei elencare alcuni dati presi dal report di ISPRA 2020 sul consumo di suolo, dove ci dice che gli incrementi maggiori indicati dal consumo di suolo netto in ettari dell'ultimo anno sono avvenuti nelle regioni Veneto, Lombardia, Puglia, Sicilia ed Emilia-Romagna, più 404 ettari nell'ultimo anno. Non va meglio per quanto riguarda la percentuale di suolo consumato nelle aree a pericolosità idraulica, che per noi è superiore al 10% per esempio nelle aree a pericolosità media. E in termini assoluti, a livello nazionale, nell'ultimo anno 621 ettari sono stati artificializzati in aree a pericolosità media, di cui 325 solo in Emilia-Romagna. A seguire gli 81 della Toscana, gli altri sono tutti inferiori. Quindi mi piacerebbe anche una considerazione di tipo politico su questo e sulla legge 24 del 2017, che si proponeva a parole di contenere il consumo di suolo e invece da questi dati sembra così non essere. Una legge da noi molto criticata e che dal mio punto di vista prevederebbe una modifica. E la risposta naturalmente non può essere che adesso mettiamo a dimora 4 milioni e mezzo di alberi, tra l'altro iniziativa che noi supportiamo con i dovuti correttivi, come ho già avuto modo di dire durante un question time, ma naturalmente non può essere questa la risposta ai dati citati. Naturalmente le risparmio anche per economicità dei lavori. La nostra posizione appunto sui cambiamenti climatici, che è nota e ovviamente ha a che fare con scelte radicali che questa regione deve avere il coraggio di fare, perché non si può sempre
dire che dobbiamo intervenire in emergenza, che questi sono eventi emergenziali. La prevenzione e le scelte politiche sono fondamentali in questo senso. Quindi la cosa, anche per avere un tono, diciamo, anche propositivo, ciò che ritengo utile sia fissare anche obiettivi che siano misurabili come lo è il consumo di suolo. Quindi in questi 5 anni avete la possibilità di fissare appunto degli obiettivi che vadano nel senso da me auspicato e che spero sia, come dire, un auspicio condiviso anche dall'Assemblea legislativa tutta, per capire esattamente e in che direzione volete portare questa nave che è la nostra regione. Grazie.